Anche Montecalvo firma con l'IDV contro il gioco d'azzardo. La febbre da slot machine o da tutti i giochi nei quali ricorre il fine di lucro è una piaga che colpisce anche i piccoli comuni irpini. Nell'Arianese ha scosso non poco la tragedia della signora Caterina Cardinale, deceduta a seguito delle percosse per mano del figlio, finito nel vortice di questa dipendenza. Allora, mai come ora, appare necessaria una presa di posizione delle istituzioni. L'amministrazione comunale di Montecalvo, dopo aver sottoscritto il manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo, adesso arriva a promuovere la raccolta firme per far approdare in Parlamento la proposta di legge. La miglior prevenzione, recita l'Italia dei Valori, è direttamente l'eliminazione del gioco d'azzardo, perché in un momento così delicato dal punto di vista finanziario non ci si può appellare sugli esercenti che fanno la scelta di istituire le macchinette all'interno dei loro locali. Ed è questa infatti l'osservazione del sindaco di Montecalvo, il quale motiva cosa ha spinto l'amministrazione a perorare la causa. Si tratta di un'epidemia sociale contagiosa, afferma Pizzillo, e risulta più semplice agire sulla prevenzione piuttosto che mettersi contro ad una struttura già aperta e che ha avviato un meccanismo di proselitismo nella comunità. A Montecalvo, nello specifico, non ci sono vere e proprie sale da gioco, ma coloro che sono colti dalla febbre delle slot si spostano anche nel circondario. Sempre il sindaco tiene ad evidenziare che il riscontro del mondo associativo locale è piuttosto debole. La sottoscrizione referendaria invece rappresenta un'occasione più unica che rara per evitare che siano coinvolti soprattutto i più giovani, attratti non solo dalle classiche slot, ma anche dai giochi sul web. Il contributo di ognuno consiste nel porre la propria firma ai moduli presenti in comune. La sottoscrizione potrà avvenire nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13 fino al 15 di ottobre.